Nel corso della sua storia, Napoli ha avuto da sempre un rapporto, direi, privilegiato con il Mediterraneo. Napoli è al centro del Mediterraneo, ne interpreta le istanze e in qualche modo ne è anche specchiamento delle culture ed attraversamento della sua storia. Scegliamo qua di soffermarci con una sorta di zoomata ideale su un periodo particolare, quello del 400, un momento in cui Napoli ha avuto l'opportunità di vivere molto intensamente la vita del Mediterraneo, proprio partecipando in modo diretto a quella sorta di coinè che si è determinata negli anni dell'esperienza politica aragonese, che potremmo anche dire è stata in qualche modo un esperimento di carattere federativo. E il Mediterraneo è stato effettivamente un lago, soprattutto la sua parte tirrenica, all'interno del quale è stato possibile svolgere da Barcellona a Cagliari, da Valenza a Napoli, da Napoli a Palermo, un insieme di esperienze umane, culturali, di vita vissuta particolarmente intenso. Ora, mettere a fuoco questi aspetti di civiltà, osservandone le capacità che ha avuto l'arte di tradurne in immagini le documentazioni, ma anche le sensibilità, è dato che ci sembra particolarmente importante. Nel contesto di questa cultura artistica meridionale e napoletana, nel senso della mediterraneità e nel contesto del 400 e quindi di questo secolo sostanzialmente aragonese, sarà possibile osservare quanta parte ancora del patrimonio culturale, del patrimonio artistico, rimane da scoprire, rimane da mettere a fuoco. Ed è possibile, io stesso ho provato ad agire in questo senso, esercitare una attività di indagine, di ricerca, di individuazione anche di inediti e di tracce significative, anche attraverso il riposizionamento di assegnazioni e di attribuzioni e comunque di lettura critica di una storia artistica sulla quale c'è ancora, lo ripeto, molto molto da studiare, molto da indagare. Alcune iniziative pregevoli sono state assunte, penso agli studi di Bologna, di Causa, a tutto quello che poi è seguito man mano nel tempo e all'interno di questa messe di contributi che man mano sono stati prodotti è possibile aggiungere altri tasselli, individuare altre angolazioni di ricerca. Occorrerà tener conto che il secolo del 400 è un secolo di snodo particolare, il secolo in cui si completa e si conclude l'esperienza angioina e si avvia l'esperienza politica e culturale aragonese. Napoli e il Mezzogiorno sono legati in questo modo all'Europa, non solo all'Europa mediterranea, ma attraverso il Mediterraneo all'Europa del Nord, all'Europa delle Fiandre, alla Borgogna, in una circolazione di cultura di straordinario spessore, una sorta di altra faccia del Rinascimento. Si può osservare
come l'esperienza pittorica del Trecento avesse sviluppato fino in fondo tutte le potenzialità del linearismo gotico. E sottolineiamo altresì come l'apertura mediterranea, già valutata come una caratteristica saliente della pittura napoletana, si arricchisca in un interscambio più fitto che è la logica conseguenza del rinsaldarsi delle relazioni politiche e commerciali tra le regioni provenzale e meridionale italiana, nel segno del governo angioino e del trasferimento del papato nella regione avignonese. Non esiste poi, tra la cultura pittorica del XIV secolo e quella del successivo, una frattura brusca. Piuttosto, un filo di continuità lega le diverse esperienze che maturano nel reame, sull'onda di quei rapporti sempre più stretti che la corona angioina ha istituito con le regioni frontaliere mediterranea di Provenza e Catalogna. E attraverso queste, con le regioni nordiche di Fiandra e di Borgogna, in un aprirsi dinamico ai flussi di ricerca più aggiornati e suggestivi. Ne mancheranno attenzioni puntuali anche alla ricerca centro-italiana, che già aveva costituito un momento di snodo significativo. All'aprirsi del secolo XIV, con la presenza a Napoli, nel giro di un trentennio, del Cavallini, di Giotto e di Simone Martini. Poi, trascorsa in fretta questa stagione del primo gotico napoletano, passati i tempi politicamente difficili della prima Giovanna e apertasi una nuova stagione con Ladislao, si sarebbe verificata, e siamo ormai nel XV secolo, una nuova vivacità con Renato d'Angiò, quello che potremmo anche definire il re pittore. Lo stesso passaggio delle consegne poi da Renato d'Angiò ad Alfonso d'Aragona non avrebbe segnato una interruzione del processo artistico che avrebbe continuato a sviluppare le proprie presenze creative. Anzi, di più, con l'Aragonese, le arti avrebbero trovato una più significativa apertura internazionale, facendo di Napoli una porta privilegiata della penetrazione della pittura fiamminga nella penisola. Se questo è il quadro generale di contesto politico-culturale alla cui stregua si modella il secolo, passiamo ad osservare da vicino innanzitutto l'esistenza di nessi di continuità tra il XIV e il XV secolo. Al 1401, ad annum, al trapasso di secolo, ci rinviano i frammenti d'affresco della cosiddetta tomba Francone in San Pietro a Teggiano, ove il sentire del nuovo secolo già s'affaccia a partire da modalità ancora tutte dentro il 300, che è quanto avviene anche per l'affresco frammentario della chiesetta delle Grazie di Marcianise, con la Madonna, Bambino ed Angeli, ancora forse dentro gli ultimi del 300 o giusto nel trapasso del secolo, e gioverà considerare infine ancora una bella incoronazione della Vergine di San Francesco a Padula. Ecco l'opera di Teggiano del 1401. La lunetta della Madonna delle Grazie di Marcianise, La Pietà di Salerno, opera di un autore ignoto, ed è questo un lavoro nodale
per intendere il trapasso dal 300 al 400. Sono stati identificati anche stimoli creativi di ascendenza senese ed è una tavola questa sulla cui base è proponibile l'ipotesi di identificazione dell'autore con un pittore della temperie del maestro di Casa Puzzano in evoluzione verso quell'artista che ha eseguito la tavola dell'Annunciazione del 1419 dell'Annunciata di Aversa. Questi miei suggerimenti attributivi sono un primo assaggio di quel processo di più ampi legami e connessioni che costituiscono l'abbrivio di ricerca da me condotto sulla temperie quattrocentesca, di cui questo filmato restituisce almeno sommariamente, l'additamento di congiunture e di sviluppi. Partendo da queste cose, di primo 400, cerco di giungere a qualche suggerimento attributivo successivo, fino alla proposta di altre assegnazioni ad autori come Tommaso Cardillo, Giovanni da Gaeta, Perinetto da Benevento e Francesco Pagano. Il trecentesco maestro di Casa Puzzano ci introduce alla Annunciazione di Aversa e soprattutto ci introduce all'autore del Giudizio di Sant'Agata dei Goti che io propongo di identificare in Giovanni di Pietro da Napoli. Significativo del quale occorre aver conto ragionando del mondo delle arti nel secolo XV, in particolare nell'area meridionale, dato significativo, dicevo, è quello di aver conto che curiosamente esiste un certo numero di pittori, come dire, senza opere. Pittori, cioè dei quali noi conosciamo i nomi, artisti, dei quali ci è nota non solo l'esistenza, ma anche l'insieme dell'attività svolta, mentre poi per converso abbiamo anche numerose opere delle quali invece non conosciamo gli artisti. Ed infine abbiamo alcune opere delle quali conosciamo gli autori, ma curiosamente sono autori dei quali non abbiamo una compiuta testimonianza attraverso
le fonti sia di documentazione relative alle committenze, sia di fonti storiografiche che ci attestino quindi le loro provenienze, la formazione e quant'altro. Si comprende bene che in un contesto di tal fatta è piuttosto disagevole e complesso articolare una profilatura storiografica che possa convincentemente dare la possibilità di fornire un quadro d'insieme e soprattutto tale da poter scendere anche in più dettagliati e minuti particolari. Dato peraltro importante è che in contesto di tal fatta molta parte della storiografia e quindi della critica d'arte deve necessariamente far riferimento ad una misura di carattere attribuzionistico, dal momento che questa finisce che essere l'unica chiave possibile per costruire un percorso storiografico che abbia la capacità di fornire un quadro d'insieme della situazione. Un dato importante del quale è utile aver conto è il fatto che nel contesto del 400 la proiezione mediterranea napoletana e direi di tutto quanto il Mezzogiorno è una proiezione che si rivolge non soltanto verso il Mediterraneo occidentale, quindi verso gli approdi di Provenza, di Catalogna, di Terra Valenzana, eccetera, ma si dirige anche dall'altro versante, il versante orientale, verso le terre di Dalmazia. Abbiamo conto di un dato, abbiamo conto di un dato che è quello della politica che viene svolta soprattutto dagli ultimi angioini in tale direzione, verso l'Ungheria ad esempio, e questo faceva sì che il mare Adriatico diventasse un punto di riferimento importante. Poi è in qualche misura la politica rinunciataria di Ladislao che lascia per certi aspetti, forse anche più spazio a Venezia, e vedremo che la rinuncia da parte meridionale italiana, del reame meridionale italiano, di rivolgersi verso questi territori determinerà necessariamente il fatto che Venezia assuma un suo significato importante anche nelle terre del Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda gli interessi che essa aveva per gli approdi in terra di Puglia.
proposito degli artisti senza opere, mi piace additarne almeno i nomi che ci sono tramandati dalle fonti. Abbiamo per esempio i nomi di Marchitello Gallo, che lavorò nella Cappella Palatina di Castelnuovo, oltre che a Marcianise da Ponticelli intorno al 1450. Abbiamo Renzo Cannavacciuolo, che fu collaboratore del Gallo. Abbiamo ancora i nomi di Grandillo Viticano, di Antonello del Perrino, di Antonello Agnello Luigi e Matteo dell'Abate, di Francesco Alopa, di Giosuè Cantelmo, di Rienzo e Stefano Caracciolo, di Luigi della Bella, di Giacomo Parmense da Somma Vesuviana, di Filippello Vespolò da Vico, che peraltro risulta a bottega presso Alvaro Ispano a Napoli intorno al 1485, di Antonio di Castello, di Gianmarco Cinico, di Minichello Battipalla, di Valente Salvatore De Comite, di Bartolomeo Como, di Capuano De Curneto, di Calvano Ciuffante da Pastena, di Francesco De Felice, di Cristoforo Fasto, di Ippolito Di Francesco, di Cristoforo Fusco, di Bernardo Gabriele, di Bartolomeo De Gaudio, di Nicola Trecastella, di Andrea Barisello, di Melchiorre Juvino di Agerola, di Geronimo Lombardo, di Angelo De Luca, di Troiano Di Mauro, di Gaspare De Orta, di Francesco Pappalettere, di Gabriele De Rosa, di Gabriele Del Russo, di Giacomo De Panseco, di cui ricordiamo un'annunciazione nella chiesa dell'Annunziata di Minuto. E ovviamente rimane aperto ancora il numero di altre personalità, come quelle che è possibile osservare in area campana più ampia. Pensiamo per esempio ad alcuni nomi ancora in qualche modo anch'essi privi di opere, di artisti privi di opere, e ricorderemo Bernardo Spadafora, Pietro Cola, Ferronante di Filippo da Capua, Enrico Cristiano, Giovanni del Forno da Amalfi, Giovanni Alicorno, Francesco Nolfo da Napoli, Nicola Moriello da Salerno, Girolamo Carpinello da Eboli, e chiaramente tutto ciò lascia ben intendere quanto significativa fosse la presenza di artisti operosi nel contesto campano. E qui ora, nell'ultima parte di questa necessariamente breve rassegna di affaccio su un 400 napoletano e mediterraneo complessivamente poco conosciuto e in certi aspetti inedito, vorrei presentare alcuni suggerimenti di attribuzioni che ritengo possibile avanzare. Non è qui la sede per fornirne tutte le necessarie motivazioni critiche e filologiche, che però sono già state consegnate a varie mie pubblicazioni, e mi limiterò perciò a qualche rapido suggerimento di mero confronto visivo con altre opere coeve. Si comincia con Tommaso Cardillo di Aversa, cui vorrei assegnare una Madonna esistente a Sant'Arpino, ad Affresco. Segue poi Giovanni da Gaeta, a cui assegnerei una andata al Calvario nel refettorio del convento di Casanova di Carinola. A Francesco Pagano sono convinto che possano essere assegnati
una testa di gentildonna di collezione privata ed un sarrocco ad affresco in una chiesa sconsacrata nel borgo medievale di Gaeta. Ed un Sant'Antonio Abate, infine, nella parrocchiale a Pizzone, può chiudere questa rassegna tributiva con una assegnazione che propongo a Perinetto da Benevento. Osserveremo, ad esempio, le analogie che si propongono fra queste tre immagini di andata al Calvario. Le analogie sono davvero stringenti, soprattutto se si osserva la figura del Cristo. Interessante anche la profilatura rinascimentale di queste grandi porte di città che in realtà sono la porta di Gerusalemme. Notevolmente suggestivo si presenta anche l'impianto nei rispettivi gruppi delle pie donne, sia nell'affresco di Casanova di Carinola che in quello di Teggiano. Una veduta di Napoli dal mare che anticipa la veduta a volo d'uccello, ma richiamando ancora la tavola Strozzi. Si trova in Spagna, a Palomares del Campo, e fu eseguita in pieno Cinquecento. Gli aragonesi a Napoli non c'erano più e s'addensavano le nubi del viceregno.